lo schiavo mentale non è in grado di ingerire alcuna evidenza. Se gli togli le catene, la leggerezza della libertà lo attanaglia al punto tale che si rifugia velocemente in gabbia, per la paura di dover decidere senza il parere o il consenso degli altri. È come un leone nato in cattività, non è in grado di procacciarsi il cibo da solo. Dipende completamente dalla società, che lo ingozza con alimenti artificiali avvelenati, pronti al consumo tutto l'anno, al posto del buon cibo sano naturale e stagionale. Chi segue il canale probabilmente si è già documentato su 15 documenti NASA dimostrano la Terra piatta. Il video lo aprite grazie al fornitissimo indice alfabetico, dove si evince che i calcoli per sostenere il volo di diversi velivoli tengono conto di una Terra ferma che non ruota. Prendete visione del video che mostra documenti autentici come quello che segue. Questo risale al 1948. Si tratta del documento ufficiale della CIA declassificato dei russi. Trovate il link per scaricarlo nella descrizione. Vediamo la data dell'informazione, che risale al 1948. Nazione? Russia. Oggetto? Misurazione della Terra. Campo gravitazionale esterno e superficie fisica della Terra. Un momento. Stanno cercando di sapere com'è la forma della Terra. Pensavo che sapessero della forma della Terra già da Pitagora, senza dimenticare Eratostene, ovviamente. Forse i russi non hanno mai ricevuto la notizia? Lo studio è stato fatto con le coordinate necessarie per la risoluzione integrale di un'equazione con l'aiuto del campo gravitazionale esterno per determinare la forma fisica della superficie della Terra. Interessante, non trovate? Scorriamo fino a qui e vediamo cosa hanno scritto riguardo il loro obiettivo. La forma della superficie della Terra si può determinare con sufficiente affidabilità sulla base dei dati ottenuti dalle misurazioni esatte. Andiamo fino a questa pagina con formule varie. Riguardo al potenziale della vera Terra, con la formula che si vede, conosciuta, corretta con la costante additiva VO, a tutti i punti della superficie fisica della Terra e solo sulla superficie. Tuttavia, non è determinabile a tutti gli altri punti dello spazio senza conoscere la forma della Terra. Cioè, gente, devono ancora stabilire la forma della Terra. Saltiamo qui sotto. Ma finché non si conosce la forma della Terra, ve lo rileggo. Finché non si conosce la forma della Terra, siamo nel 1948, gente, le vere coordinate dei punti B, L e H per noi rimangono sconosciute. Quindi i russi avevano difficoltà a conoscere la forma della Terra nel 1948. Andiamo a vedere un altro documento declassificato che potete sempre scaricare direttamente dal link in descrizione. Si parla di firmamento. Siamo nel 1953. Dispersione di luce geofisica. Russia. Praticamente studiano come funzionano i lampi nell'atmosfera. Sempre per rimanere in tema, attraverso il nutrito indice alfabetico potete aprire il video Stelle si illuminano con i lampi, un documento veramente insolito da non confondere con gli alieni. Andiamo velocemente a pagina 19. Tesi difesa nel Consiglio Scientifico dell'Istituto di Fisica della Terra, dell'Istituto di Fisica dell'Atmosfera e dell'Istituto di Geofisica Applicata della Russia 1957. 23 marzo 1957. Praticamente si cerca di misurare la brillantezza del firmamento. Interessante, vero? Scorriamo avanti fino a pagina 20 e la dissertazione contiene una certa formula per la brillantezza del cielo, prendendo in considerazione solo la brillantezza del primo ordine e che deriva dal presupposto di una Terra piana, che fornisce alcune conclusioni derivate dalla base di questa formula. Quindi i russi cercano di arrivare alla conclusione della brillantezza del firmamento basandosi sull'assunzione della Terra piatta nel 1957? Vi rendete conto che per arrivare a qualsiasi delle loro tesi non sono mai in grado di mettere in gioco la Terra rotante, ma devono sempre fare i conti con la Terra piana?
lo schiavo mentale accetta sempre tutto quello che gli iniettano. Anche questo perché fa parte del mistero della fede. Prima di postare qualsiasi commento, invito a visitare la pagina Indice Alfabetico, di cui trovate il link nella descrizione del video, con a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni. Qualsiasi domanda, come ad esempio stagioni, sole che rimpicciolisce, luna capovolta, stelle al sud, perché non vedo fino all'America, effetto Coriolì, pendolo, perché mentono, eccetera, dove esiste già la risposta, viene cancellata.